E allora, a questo punto mi pare che sia opportuno sentire un'altra voce, l'altra campana, quindi subito la parola a Bruno Boa. Cioè, si sente? Ma Bruno, guardate, io vi ringrazio anche perché quando il sindaco mi ha contattato, ovviamente esprimendo la sua opinione assolutamente contraria rispetto alla mia adesione a questa proposta di legge, io sono stata ben contenta di poter partecipare e di partecipare anche con la presenza della Presidente, perché se c'è un motivo per cui io ho aderito a questa proposta di legge, a parte che il primo firmatario è il mio compagno di banco, ma questo è secondario, è praticamente perché speravo che questa proposta di legge generasse una provocazione, cioè che sostanzialmente fosse l'occasione per discutere quello che invece sta avvenendo spesso nel silenzio. E quello che sta avvenendo è esattamente quello che ha descritto la Presidente, come quando tu fai una diagnosi su un malato e sostanzialmente, per quel che mi riguarda, la diagnosi coincide. Tra l'altro, non per scusarmi, ma per spiegare qual è anche il percorso per cui abbiamo anche provato a vedere di interrompere prima questo percorso di, fra virgolette, malattia, io sono tra quelle, ho partecipato anche qui alle iniziative dell'UPI e dell'ANCI stessa, ho presentato emendamenti affinché nella legge del Rio non ci fosse l'abrogazione delle province. Lo stesso Presidente Oliverio allora è stato tra i paladini anche di questa battaglia, ma purtroppo questa battaglia non l'abbiamo vinta, così come io sono tra quelli, potete andare a vedere, tanto è tutto aperto quello che facciamo alla Camera, è tutto trasparente per fortuna, sono tra quelli che non ha votato l'Italicum, perché penso che l'Italicum non sia abbastanza, non vada abbastanza nella direzione delle indicazioni della Corte Costituzionale che poneva il problema della rappresentanza popolare diretta attraverso il voto di tutti i parlamentari, non di una parte, perché oggi, come sapete, 100 capolista con l'Italicum di tutti, diciamo, i diverse liste non saranno nominati e non scelti. Quindi io le mie battaglie le ho fatte, e le ho fatte nella direzione che, diciamo, consentisse praticamente che il Comune non si trovasse da solo, come si sta trovando adesso, di fronte a una situazione amministrativa che rispetto al passato sicuramente è una situazione, fra virgolette, di vacche magre. E se qualcuno mi chiede, io sarei stata addirittura per l'abolizione delle regioni e il mantenimento delle province, anzi l'ho anche detto in un'altra mia intervista, per cui sul mio blog ci sono tutte le mie posizioni rispetto alle quali non ho, diciamo, un problema per quel che mi riguarda di incoerenza, però capisco che ci sono poi a un certo punto momenti storici in cui bisogna guardare avanti affinché le battaglie che tu hai fatto le puoi fare, diciamo, mantenendo l'integrità dei principi essenziali pur modificando tatticamente alcune cose. E mi spiego meglio. Oggi ci troviamo di fronte al fatto che sostanzialmente ci sarà il governo nazionale, il Parlamento, le regioni e poi i comuni, che dovranno essere organizzate nelle famose aree vaste. Che cosa siano queste aree vaste ancora non si capisce bene. Che cosa siano anche le città metropolitane non si capisce bene, perché le città metropolitane, come voi sapete, non coincidono. Per esempio, voi avete, qui c'è in Calabria l'unica città metropolitana, è Reggio Calabria, ma nei fatti la città metropolitana di Reggio Calabria coincide con la provincia. Quindi in che cosa consisterebbe la novità della città metropolitana rispetto alla provincia? È tutto da scoprire.
Per cui ci sono sicuramente tutta una serie di problemi inediti che noi abbiamo davanti. Nel frattempo però, e anzi in Italia, il processo non è andato nella stessa direzione in cui è andato negli altri paesi europei, sapete che c'è sempre di più un'urbanizzazione. In Italia non è andato, anzi noi abbiamo la stessa Roma, che è la città più grande, a 4 milioni di abitanti, rispetto a Londra che ne ha quasi tra 7 e 10, poi non si capisce bene quanti avrebbe. Quindi sicuramente c'è un problema anche in qualche misura, anche qui, storicamente determinato, di un'urbanizzazione, anzi la stessa Comunità Europea con lo stesso progetto Urban ha favorito questo tipo, diciamo, di processo, che ovviamente ha anche spopolato i territori più periferici, più montani. Giustamente lei ha citato Borghi, è venuto l'altro giorno Borghi a Zagarise e ha detto che mentre quando lui era piccolo, lui proviene da un comune montano, in quel comune si svolgeva all'epoca tutta la vita di una persona, ci nasceva, ci cresceva, ci sposava, ci lavorava e ci moriva. Oggi i piccoli comuni non sono più questo. Cioè oggi, a parte che nel mezzogiorno il lavoro non c'è manco nelle aree urbane, però sicuramente c'è un elemento di concentrazione, non dico rispetto al discorso della residenzialità, ma soprattutto rispetto al discorso anche, per esempio, del lavoro. Per cui noi oggi ci troviamo di fronte a questo bivio importantissimo. Per questo per me non c'è contraddizione tra la firma della proposta di legge Mura e la firma di questa proposta di legge, di cui rinnego solo una cosa rispetto a questa proposta di legge, potrebbe essere il motivo per cui, a patto che si apra effettivamente una discussione seria però, non di mantenimento dello status quo. Perché anche quando ci siamo visti a Calopezzati, il tema non era manteniamo la situazione così com'è, vediamo come governare questa situazione storicamente determinata, diversa, storicamente determinata per processi storici, ma anche per processi legislativi. L'unica cosa che rinnego è l'obbligatorietà della fusione, perché è chiaro che non può essere obbligato nessuno, ma deve essere, e quindi da questo punto di vista la firma sotto quella proposta di legge è in contraddizione rispetto a questo punto, che non è banale. Mi rendo conto che non è banale e tra l'altro non è coerente nemmeno, poi lo dirà meglio Sebi Romeo, con l'idea che c'ha anche lo stesso Presidente Oliverio su questo, tant'è che ancora non ha presentato una proposta di legge regionale, perché le regioni hanno un titolo importante in questo tipo di iniziativa, perché vuole raccogliere prima anche gli impulsi dal basso, per cui sicuramente Sebi si farà portavoce anche rispetto all'incontro con voi, mentre ha approvato con una delibera di giunta Viscomi il fatto che per esempio ci sia, diciamo, anche abbassato il quorum sul discorso del referendum. Perché laddove ci sono dei comuni che vogliono fare effettivamente la fusione, per esempio nella Presila Cosentina si sta andando in questa direzione, o fra Rossano e Corigliano, che pure sono due grossi comuni, si sta andando in questa direzione, poi ci possa essere un referendum che porti anche le popolazioni a decidere. Quindi il vero vulnus di questa proposta di legge è l'obbligatorietà. Però, se togliamo questa questione dell'obbligatorietà, io vi dico che se non si discute e si guarda avanti rispetto al modo con cui si riorganizzano i piccoli comuni, i sindaci rischiano di essere solo i becchini della loro comunità. Per cui io dico che ben venga la proposta di legge Mura, che soprattutto propone per esempio un reddito di inserimento e non solo, affinché si incentivi il ripopolamento di queste aree più marginali, ma nello stesso tempo bisogna trovare una soluzione effettiva perché questa messa a fattor comune dei servizi possa essere effettivamente un vantaggio. Allora, io dico, ed è questa un'altra cosa su cui è aperta la discussione, le unioni non stanno funzionando.
e secondo me non stanno funzionando anche perché sono un costo. Non sono un costo. L'idea delle fusioni va esattamente invece nella direzione non solo della riduzione dei costi, che non è la riduzione del compenso del consigliere comunale, della riduzione dei costi complessivi, ma soprattutto nell'incentivo che è scritto nella legge, per cui se è scritto che per 3 anni non ci sarà l'obbligatorietà del patto di stabilità nel caso di unione dei comuni, è scritto e dovrà essere rispettato. Se i comuni nati dalla fusione avranno un incentivo e un privilegio ad avere prima alcune finanziamenti relativi agli investimenti infrastrutturali e così via, c'è scritto e sarà fatto. Qual è l'altra cosa importante? Ripeto, fermo restando la volontà sia degli amministratori che dei cittadini di andare in questa direzione, è che secondo me non è negata l'esistenza delle comunità locali, perché i comuni che si fondono possono decidere di mantenere i municipi. Quindi il municipio rappresenta la rappresentanza effettiva di quella comunità locale. D'altra parte io ho parlato anche con Romina Mura, che è mia collega anche nella Commissione Trasporti, con la quale stiamo facendo tra l'altro un'altra proposta di legge molto interessante sull'utilizzo delle ferrovie turistiche antiche, eccetera. Quindi ci sono una serie di iniziative che vanno nella direzione del mantenimento di alcune specificità culturali e storiche. Lei dice: io parlo di comunità, non parlo di forma giuridica dei comuni. Cioè lei non parla del comune come forma giuridica, lei parla dell'incentivo alle comunità. Allora, io dico questo, e penso, non so, di essere stata abbastanza esaustiva. Fermo restando che questa proposta di legge non va bene per quel che riguarda il discorso dell'obbligatorietà, fermo restando che stiamo andando verso un percorso inevitabile, anche se nel milleproroghe c'è stato un ulteriore spostamento al 31 dicembre 2016, ma non sarà eterno questo spostamento. Bisogna andare nella direzione dell'aggregazione dei servizi tra i diversi comuni. Fermo restando che con le fusioni questa cosa può essere non solo, può essere addirittura migliorata, cioè l'aggregazione dei servizi può diventare un fattore, di incentivo e di sgravio anche dal punto di vista del patto della stabilità. Io penso che questa proposta di legge almeno generi la possibilità di discutere di queste cose, perché non sono d'accordo sull'obbligatorietà, ma penso che la fusione a questo punto della storia e della legislazione, fermo restando il riconoscimento delle autonomie dei municipi e delle comunità, possa, non debba, l'accento è sul possa essere una soluzione che non annulli le comunità ma che le rivalorizzi. L'altro giorno è uscito un sindaco di San Pietro in Amantea, comune di 300 abitanti, contro questa proposta di legge. Io capisco però il rischio è che questo comune possa morire, non perché passa questa proposta di legge. Fra l'altro vi dico, cerchiamo di distinguere le proposte di legge dalle leggi. Quella del Rio è una legge, il decreto mille proroghe è diventato una legge, questa e quella della Mura sono proposte di legge. Io ho presentato tante proposte di legge su vari argomenti, credo che solo una per caso è diventata legge, che è il patto delle preferenze delle donne di genere alle elezioni europee, ma è stata una casualità. Sto facendo un sacco di proposte di legge, spero che prima o poi arrivino a buon fine, ma non è detto. Quindi è sicuramente, poi quando arrivano a buon fine ci sono tante di quelle modifiche, emendamenti eccetera, che poi come nasce in un modo e finisce in un altro. Ecco, io dico, quindi accolgo l'invito, potrei anche, l'ho detto anche a Trevisan, ce lo ripeto anche qua, potrei arrivare anche alla fine di questo percorso a ritirare la firma sotto la proposta di legge, però purché da una parte e dall'altra non ci sia la difesa dello status quo,
perché la difesa dello status quo uccide le comunità. Questa è la mia idea, per cui insieme facciamo un percorso, ma a tutela delle nostre comunità. Grazie all'onorevole Bozzio che anche in poco tempo ha illustrato la sua posizione. Mi pare che già con qualche punto di contatto che forse inizialmente non sembrava potesse esserci, invece, e anche la ringrazio per l'onestà intellettuale di chi non è un dono, anzi un dono raro, di chi anche pur presentando una legge riconosce pubblicamente che forse qualche cosa in quella proposta non c'è. Io, come avevo detto inizialmente, comunque uno scopo l'ha raggiunto questa proposta, cioè quella di aprire un dibattito, forse, però questo ce lo dobbiamo dire franca, almeno io parlo per me, perché comunque ora siamo messi un po' alle strette, perché anche questa cosa della gestione associata, noi abbiamo tra l'altro qui presente pure la segretaria comunale, la saluto, abbiamo la segretaria in convenzione, ma da tanti anni, anche da quando io non ero sindaco, il ragioniere, però su sta cosa, ripeto, io parlo per il mio comune, ma su sta cosa la gestione associata un po', perché poi, però questa è anche colpa del Parlamento e della nostra mentalità, perché poi si sa c'è sempre una proroga, quindi questo, ora visto che c'è, l'hai fatto cenno tu, che è stato questo l'obbligo dell'esercizio della gestione associata, è stato, abbiamo 10 mesi abbondanti per affrontare veramente in modo serio questo, perché mi pare che sulla gestione associata siamo tutti d'accordo. Ora io sul proseguo dei lavori, ora dovrebbe intervenire il capogruppo, non lo so se facciamo un breve dibattito e poi al limite se a questo punto fa la moderatore e conclude i lavori, quindi degli interventi però brevi. Quindi Gianfranco aveva già chiesto la parola prima, quindi rompi il ghiaccio Gianfranco e intervieni. Da dove vuoi? Da lì, perché funziona il Marino. Consigliere, vabbè, poi tra di noi ci conosciamo. Consigliere, già vice sindaco di Bove, attualmente consigliere comunale. No, mi appoggio alla tua spalla che è ferma ed è salda, quindi sono più sicuro. E sarò brevissimo, quindi rispetto ai tempi che mi hai 2-3 minuti, insomma, sì, cercherò solo una testimonianza diretta rispetto alle questioni che ho ascoltato con molta attenzione fino ad ora. Le ho ascoltate con l'attenzione di chi, prima da cittadino e poi da amministratore, vive questi problemi, si può dire da sempre, perché i piccoli comuni si trovano quotidianamente a un bivio tra la vita e la morte. Quindi quando ti trovi in una condizione di precarietà come questa, è chiaro che i sentimenti contrastanti sono quelli che prevalgono, i sentimenti di paura sono quelli che prevalgono. Dottoressa Biglio faceva riferimento inizialmente a una data, quella del 2011. Nel 2011 mi trovai a rappresentare il mio comune delegato dal sindaco ad un tavolo romano in cui si discuteva di questa problematica con Del Rio, con una delegazione dei piccoli comuni. Sì, la legge, sì, ma c'era Del Rio in una veste che ovviamente non è quella che ha oggi, si discuteva di questa questione. Anche in quella sede fecimo presente come un simile provvedimento non era certamente identico a quello che si sta paventando, però la strada era già tracciata ed era tracciata da tempo, avrebbe messo a repentaglio la vita delle piccole comunità, ma non intese come istituzione nel senso stretto del termine, ma come valore del campanile, come caposaldo del paese con la P maiuscola. Ecco, quindi questo è un problema che allora ci siamo posti e abbiamo posto in modo forte, con sommo rammarico poi negli anni abbiamo dovuto assistere a un percorso assolutamente inverso a quello che avevamo auspicato. Secondo step, 2012, sempre a Roma, però in una veste diversa, partecipai nella veste di coordinatore regionale del club dell'ANCI riservato ai cuochi più belli d'Italia, partecipai a un'altra riunione
dove con Fiorello Primi e gli altri comuni aderenti al club ci siamo posti nel corso di una riunione di direttivo analoga domanda, valutando in che termini il club dei borghi più belli d'Italia, che racchiude per lo più comuni con la caratteristica incriminata, poteva svolgere un ruolo fattivo e propositivo rispetto a questo percorso. Beh, le domande sono sempre ricorrenti e sono quasi sempre le stesse. Le risposte purtroppo tardano a venire. Come nel 2011 abbiamo assistito a una dilazione di quello che è stato poi il piatto servito, come diceva l'avviso prima, ma il risultato effettivamente è stato dilazionato nel tempo, ma mi sa che è quello che era stato auspicato in quella data. La differenza culturale, geografica, la differenza di omogeneità del paese Italia, l'onorevole Bossio la conosce bene, come conosce bene quanto in questa differenza di paese la Calabria rappresenti una parte ancora più differente all'interno di una regione assai variegata per cultura, per morfologia, per tante questioni che non stiamo qui a dire. Ora, il fatto che ci si spenda da amministratori quotidianamente per preservare la vita di piccole comunità e l'identità rischia di essere vanificato da un passaggio che naturalmente ci getta nello sconforto, non già perché non si debba attuare una razionalizzazione economica, di servizi e quant'altro, ovviamente siamo d'accordo rispetto a questo percorso, non possiamo essere d'accordo sulla cancellazione delle identità. Questo naturalmente però, ed è un appello che faccio ai colleghi amministratori prima, ma poi anche all'onorevole Bossio e al consigliere Romeo, che hanno aperto uno spiraglio di speranza, perché l'intervento naturalmente ha lasciato intravedere quella che è una possibilità di dialogo e di apertura rispetto a possibili soluzioni. E dico un appello, vi ripeto, e chiudo, è quello che, sperando non ci sia bisogno di prove di forza e di manifestazioni che richiedano l'impegno corale, se così dovesse essere, ahimè, i sindaci e i rappresentanti dovranno essere presenti, dovranno essere sul campo, dovranno fare sentire la loro voce. Quindi io in questo confido, perché l'amore che nutro per la mia comunità credo sia identico rispetto a quello che gli altri amministratori nutrono per la loro. Quindi questo amore ci accomuna e sicuramente ci porterà ai risultati attesi. Grazie. Grazie Gianfranco, salutiamo il professore Bombino che ci ha raggiunto, aveva un precedente impegno, lo ringraziamo, ha fatto tutto per essere qua, professore Bombino che è il presidente del Parco dell'Aspromonte e qualche giorno fa è stato eletto coordinatore di Federparchi Calabria. Dico giusto perché noi non facendo parte del parco, quindi... Mimmo Penna, sindaco di Roccaforte. Poi... per Paolo Zavettieri. No, poi c'è un'altra prenotazione, dopo per Paolo. No, io intanto ringrazio Vincenzo Crupi, sindaco di Bova Marina, e l'associazione di aver creato questo importante momento, un momento d'inizio io lo chiamerei, creato, diciamo, è organizzato anche con le persone giuste, perché la storia politica dell'Enza Bossio può essere un riferimento per noi importante, cioè secondo me la condiziona in un rapporto così problematico come la vicenda dei piccoli comuni, cioè della storia stessa dell'Italia, pertanto in qualche misura la condiziona. Anche perché l'ha sottolineato lei, ma io sono certo che anche la stessa vicenda elettorale, cioè nel momento di tutti delle nomine, dei nominati, l'onorevole Bossio va in Parlamento a partire da 11.000 e passa, mi sembra, preferenze. La stessa posizione sull'Italicum, cioè queste cose la portano per noi come una
un interlocutore valido e di cui noi in qualche misura oggi, diciamo, la vogliamo impegnare a portare, diciamo, le nostre istanze. Io parlo per un paese anche della stessa area, forse uno dei paesi più piccoli assieme a Haiti dell'area, per un paese che ha vissuto diversi scioglimenti, ma l'ultimo abbastanza lungo, di una gestione non dei cittadini di Roccaforte, ma da parte della prefettura, cioè uno scioglimento dovuto per fatti gravi, per mafia, a parte, voglio dire, qui ognuno di noi, io non sono convinto che la soluzione può essere quella, perché i miei cittadini la pagano sulla loro pelle, 4 anni e mezzo di paralisi amministrativa, cioè 4 anni e mezzo dove in sostanza non si è fatto altro, cioè questa distanza della gestione comunale, questa distanza, diciamo, con la prefettura, con i funzionari di prefettura che ovviamente hanno fatto il loro dovere, però questo ha fatto sì che ha accelerato lo spopolamento del mio paese. E io oggi da sindaco mi trovo situazioni, realtà, diciamo, addirittura peggiorate rispetto a prima. Pertanto dico questo per dire la necessità, per la storia stessa dell'Italia, ma io credo che la nostra area, l'area grecanica, e anche, diciamo, mette sul banco anche altro, una propria storia, cultura, ma io penso a Bova, e qui c'è il sindaco di Bova, per quello che rappresenta Bova, anche se poi gli abitanti forse a meno di Roccaforte, però è una realtà, diciamo, storica che come istituzione noi non possiamo assolutamente, diciamo, fare, cioè l'Italia si sgregola, io non riesco a immaginare un'Italia con più del un 60% di comuni in meno, mi sembra, se non sbaglio, questo addirittura un 70%. Invece sono pienamente convinto che così come siamo, com'è la realtà, laddove viviamo sulla nostra pelle, non so, da un ragioniere che va in pensione e non sappiamo come risolvere il problema, non possiamo assumerlo, il tecnico che è sempre più, diciamo, ha sempre meno ore e tempi a disposizione, lo stesso segretario comunale, tutte quelle funzioni che una volta facevano parte del patrimonio anche di una piccola realtà ed erano punto di riferimento. A questo aggiungiamo, anzi, ce l'ha anticipata anche la stessa pubblica istruzione, le scuole, cioè la mancanza delle scuole in questi paesi. Io credo che forse questa, io la vedo e do ragione all'onorevole Bossio, quello di una provocazione, cioè io la vedo come provocazione, che ovviamente, cara Franca Biglio, credo che dobbiamo andare nel merito, cioè senza, perché oggi noi ci giochiamo una partita importante, una partita che può davvero rivedere tante cose in Italia, sì, ma che abbiamo la necessità di entrare e misurarci nel merito e stimolare coloro, cioè il Parlamento, che credo tanti difetti ha, ma credo che in questo momento dove c'è una debolezza anche dei partiti, io credo che sui territori, se noi riusciamo a fare rete, a interloquire con gli onorevoli, indipendentemente dal colore politico, ma onorevoli il punto di riferimento davvero, io credo che possiamo, può essere, diventare un punto di cambiamento. Per questo la stessa presenza del capogruppo del PD, della Regione Calabria, credo per conto anche dello stesso Presidente, un'altra interlocuzione per quello che la legge obbligherebbe, o meno di un coinvolgimento che già dalla Calabria, ma io dico dal nostro territorio oggi, diventa solo un punto di partenza. Ma una cosa importante è che tra la provocazione, tra una realtà che noi ormai non possiamo più sopravvivere, non solo per il taglio di fondi e di altre cose, ma proprio per le funzioni che ci vengono meno, io a Roccaforte mi trovo, ho finito, mi trovo con due soltanto, un vigile urbano e il ragioniere per qualche anno ancora titolare, dopodiché ho l'LSU, ho part-time, tutta una serie di cose che il comune tra qualche anno non è in grado di potersi gestire. Grazie. Allora, grazie Mico, scusa che ti faccio Sergio di stringere, ma anche perché ci sono altri che vogliono intervenire, per Paolo Zarettieri. Poi sì, sarò breve, parlo a, diciamo, senza microfono, se si sente solo, che significherebbe il mal di schiena. No, tranquillo, penso che arrivi, tanto
veramente, no, consigliere provinciale. Sì, il poverino, dice bene. No, battute a parte, diciamo, abbiamo vissuto la vicenda legata alle razionalizzazioni, agli accorpamenti ormai dal 2011 in avanti, per cui diciamo anche come istituzione provinciale, appunto, conoscendo bene tutte le realtà territoriali, 97 comuni uno per uno, possiamo, diciamo, avere un'impressione che oggi evidentemente è fondata sui fatti. La proposta, quindi, intanto saluto il tavolo della Presidenza in cui c'è l'organizzazione e c'è anche la partecipazione, appunto, della deputata Enza Bruno Bosio, che ringrazio, e della diciamo sindaco Biglio, che appunto ringrazio anche, così come ringraziamo la presenza di tutti i sindaci per portare la propria testimonianza. E ho praticamente diciamo condivido in parte la discussione, scusate, no, ma il tempo che si perde è anche, diciamo, legato alla distrazione degli interlocutori. Telegraficamente vado a dire che la proposta di legge suscita un dibattito e che può essere modificata, così come appunto la firmataria Bruno Bosio ha direttamente, diciamo, detto in questo tavolo, e sulla scorta di questa sua disponibilità, diciamo, proporrei che il capogruppo Servino Meo, oggi presente, solleciti la convocazione del tavolo dell'AMCI, che si deve far carico di coinvolgere i rappresentanti dei comuni, ovviamente facendone una sintesi, e che questo venga fatto in tutta Italia, in modo tale che il tavolo tecnico che viene fuori dagli amministratori dei piccoli comuni collabori direttamente alla legge poi definitiva. Legge che ci dovrà essere, perché la tendenza ormai rinviata negli anni non può essere più sostenuta. Nella discussione io ci metterei due ingredienti veloci e telegrafici. Sì, ma infatti avrei parlato. Grazie per avermelo detto. E avrei parlato all'impiedi senza microfono. Si sentiva. Ci metterei due ingredienti. Uno è la ridefinizione del numero, proprio perché questo numero di 5.000 abitanti, se così dovesse passare, chiaramente cancellerebbe tutto il quadro delle amministrazioni attualmente in essere. Quindi una discussione sul numero, che non può essere dettato oggi, ma sulla base di uno studio. Poi, per quanto ci riguarda e per quanto riguarda 15 comunità a livello nazionale, voglio ricordare che noi, e lo ricordo alla Bruno Bosio, che ha dato forza anche a una battaglia nostra attraverso la difesa della comunità di Spezzano Albanese, allora minoranze linguistiche, che ci ha dato la possibilità di vincere la nostra battaglia sulla situazione del riconoscimento delle deroghe per la popolazione scolastica che serve per costituire un'autonomia. Quindi scendiamo da 600 a 400. Con questo principio anche questo criterio può essere inserito, può essere oggetto di discussione, cioè luoghi, siti in zone da tutelare storicamente come quelli delle minoranze linguistiche devono rientrare nella discussione, per cui una deroga per questi, così come pure i comuni montani, i comuni siti in zone di minoranze linguistiche o di piccole isole, è chiaro che devono andare in deroga a questo, perché il comune di Bova, che mi viene più vicino, rappresenta storicamente molto di più di quello che molti comuni della Marina rappresentano, e la cancellazione, diciamo, sic et simpliciter, di questa entità, di questo ente, non vedrebbe rispettati alcuni principi. Ovviamente mi appoggio a ciò che ha dichiarato la Bruno Bosio quando dice che, appunto, l'obbligatorietà, e quindi condivido pienamente, non può essere praticata. Quindi il tavolo parte, merito a questa proposta per aver aperto una discussione, ma l'ulteriore elemento deve essere le prospettive, cioè quindi abbiamo il tetto degli abitanti, la partenza dal basso, che viene citata anche dalla legge, se non sbaglio, almeno nei primi due anni, che deve essere il motore su cui costruire una nuova razionalizzazione, e puntare appunto alla razionalizzazione, che significa aumentare la grandezza degli anelli della catena istituzionale per eliminarne alcuni e non troncarne uno, come è stato fatto o come si tentava di fare con le province, per cui, diciamo, salta l'architettura istituzionale e burocratica, per cui il cittadino ancora oggi non comprende a cosa va incontro. Quindi
questo l'auspicio che questo dibattito non si fermi oggi, e quindi in questo caso e in questo tavolo ovviamente il ruolo principale lo assolvono i presenti, che sono attori, chi per la veste dell'AMCI nazionale, chi per essere in Parlamento e firmatario di una proposta, e nel caso di Servi Romeo, del capogruppo, per farsi promotore rispetto alla proposta regionale, per inserire questi elementi, tutela delle minoranze e della fascia, diciamo, montana, che ha dei numeri minori, e la ridiscussione rispetto al numero, che comunque non può essere, diciamo, un numero che, diciamo, consente anche le aggregazioni al nostro livello. Quindi vi ringrazio e continuo la nostra. Ti chiedo scusa. No, dillo. Fino a Bomba. Pino Umba, per un sindaco di San Giovanni di Gerace, fuori zona, ma però voglio dire, essere presente e perché comunque non sei vicino. Sì, ringrazio il sindaco per l'invito, ringrazio la presidente dell'Associazione dei Piccoli Comuni e l'onorevole Cronopossio. Quando ho cominciato a circolare la proposta di legge che ha tra i firmatari l'onorevole Bruno Bossio, la mia reazione è stata, diciamo, diversa da quella che si è avuta, è stata manifestata pubblicamente. Insomma, sì, sono state anche qualche lettera un po' più pesante nei confronti dei firmatari. Io l'ho intesa come una provocazione, come un avvio di un discorso. Poi ce l'ha confermato lo stesso onorevole con una lettera che ha mandato a noi, e ha confermato questo. Me lo conferma un'altra circostanza, il fatto che queste stesse cose che sono scritte in questo disegno di legge, nel 2011 ce le hanno imposte con decreto legge, questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Nel 2011, a Ferragosto, queste stesse cose c'è stato il tentativo di imporcele con decreto legge, con una norma di una gravità inaudita, quella sì, non tanto per il merito, sul quale si può discutere, ma sul metodo. Questa è, secondo me, un punto di partenza, un avvio. Il fatto che sia firmata da 20 parlamentari di tutta Italia è significativo, perché il problema c'è, è inutile, non possiamo arroccarci su i ricordi del passato. Nel mio comune c'erano tutti i dipendenti, c'erano tutti i servizi, c'era il segretario esclusivo, non è più possibile. Insomma, quindi una problematica esiste. Io nel mio comune ho 4 dipendenti, se non avessi i 12 LSU L più, poi se volete faccio anche un aggiornamento. Perfetto, sì. Se non avessi questo, non staremmo qui neanche a parlare di fusioni, accorpamenti. Insomma, ci sarebbe una chiusura naturale del municipio per inerzia, inedia. Quindi merito a questa proposta, merito a questa proposta in questi termini. Che sia un punto di avvio di una discussione ampia. C'è un altro disegno di legge in Parlamento, quello dell'onorevole Realacci sui piccoli comuni, che può essere anche quello messo nella discussione complessiva. E viene ripresentato ad ogni legislatura, ad ogni inizio legislatura. E quindi bene che ci sia una discussione, la discussione è necessaria, il problema c'è, come gestire questi piccoli comuni. Lo dice un sindaco di un comune che ha avviato l'esperienza di un'unione di comuni, siamo gli unici nella provincia di Reggio Calabria, con tutti i problemi e con tutte le questioni che stiamo toccando giorno per giorno. I maggiori costi, sì, avviare un'unione costa, però il tentativo è di farla in maniera razionale, farla in maniera calata nella nostra realtà, per sfruttare il più possibile lo strumento e non esserne invece insomma stritolati. Quindi merito questa proposta è che già il fatto che siamo qui a discuterne vuol dire che insomma si è aperto un dibattito sulla questione. Per darci un ordine, sono le 12:22, ci sono altri 4 interventi, io direi per le 12:35 di dare la parola
per le conclusioni a Silvio Romeo e un attimo prima a Franca Piglio eventualmente. E allora, sì, allora 12:35 dovremmo finire il dibattito, quindi vi prego di essere molto... E allora sono iscritto a parlare Bernardo, e quindi darò la parola a Bernardo. Che ti piace un decreto ingiuntivo, non ci interessa. L'ARPA, come si chiamava quello? L'ATO? Servizio. Ah, vuole intervenire? San Lorenzo. Comune di San Lorenzo, io sono Bernardo Russo, saluto il tavolo della presidenza, ringrazio il sindaco, la deputata Abbossio e in particolar modo, me lo scusate, questo voglio dire, Franca Piglio, con cui abbiamo condiviso già un incontro a Campo Caro. Io sollecitato grazie al presidente e tutti i sindaci e i cittadini, sollecitato dal sindaco di Lanari, abbiamo avuto un incontro, io ho aderito subito con un atto deliberativo, se non sbaglio a ottobre, a questa associazione dell'ANCIP, cioè di piccoli comuni. Io ho un po' di esperienza, nel senso che da ragazzo, da 20 anni, 22 anni, ho fatto l'assessore supplente in un mio comune. Tra l'altro il mio comune è, dal punto di vista demografico, quindi di popolazione, si aggira attorno ai 2.800 abitanti, però purtroppo dico da un lato, bene dall'altro, ha un territorio vastissimo di circa 64 km quadrati, piccolo, parte dal mare, quindi i problemi che ci sono nel mare, diciamo, nel contesto del demanio marittimo, della depurazione, che arriva in montagna, 800 metri. Quindi io avrei quattro frazioni, che sono quattro piccole comuni in un'entità più grande di 64 km. Io l'approccio alla politica come la stragrande di maggioranza dei nostri sindaci è quella della passione, ma non la passione per la politica, la passione per i nostri territori, con cui spesso condividiamo situazioni appunto importanti, e sono ritornato dopo 20 anni a fare il sindaco per amor di patria, attaccamento al territorio come missione. Nel momento in cui sono ritornato già sapevo più o meno i problemi del mio comune. Io nel 93 ho dovuto subire un dissesto finanziario. Ho fatto il dissesto, grazie a Pantalone, allo Stato, ha elargito circa 6 miliardi di vecchie lire, abbiamo riparato il comune. Mi ritrovo dopo 20 anni, oltre al dissesto idrogeologico, ce l'abbiamo un po' tutti, anche un altro ipotetico dissesto finanziario. Quindi è problematica oggi fare un dissesto finanziario, per i problemi che sappiamo. I cittadini non hanno lavoro, lei ha parlato di lavoro. E proprio per ritornare ai piccoli comuni ci sarebbe l'opportunità di dare lavoro ai giovani. Il degrado, l'esodo che c'è stato incontrastato negli anni, ci ha portato anche a questa situazione. La gente scappa perché non ha lavoro. Però il lavoro si può creare in un contesto dove c'è una montagna ricca di peculiarità che si può implementare. È uscito un bando sui piffi ieri, ho chiamato un paio di sindaci, però è stato riproposto fino al 29. Quindi ci sarebbe l'opportunità di far lavorare questa gente e produrre nelle biomasse, nell'energia alternativa e quant'altro. Poi tra l'altro mi è arrivata giorni fa, il 21 di gennaio, la regione Calabria, di questo già ho parlato un attimo con lei, l'onorevole Romeo, che ci notifica 3.170.000 euro di servizio idropotabile, cioè dall'81 al 2014. Dopodiché lo lascia la regione Calabria, questo è del Molloppo, e glielo passa alla Sorical, altro imbroglio, altra nefandezza. La Sorical è una, diciamo, sappiamo cos'è la Sorical, Veolia, quindi Francia, Italia, regione Calabria, gestisce il servizio idropotabile e abbiamo un debito di 900.000 euro, e viene si ruba la nostra acqua, perché le nostre montagne, io ho una sorgente che si chiama Marcucci, che è una sorgente di acqua che potrebbe innaffiare, diciamo, tutta l'area grecana. La stessa cosa ce l'abbiamo nella primaria di Amendolea, la stessa cosa c'è a Roccaforte, la stessa cosa a Roccaforte c'è la cosiddetta di Dio del Mente, questa favola, questa telenovela. Dopodiché io immagino, già sono stato consigliere provinciale, nel momento in cui doveva transitare la provincia, la città metropolitana, ho le mie perplessità, perché conosco il territorio, e se una persona poi si dovrebbe affidare alla burocrazia, perché nel momento in cui c'è l'associazione dei sindaci, quale sarà il sindaco? Magari il capofila sarà Mento,
magari un altro comune, l'associazione, è normale che l'associazione ci voglia, però per la gestione dei servizi, dalla spazzatura, dal servizio sociale, dall'ambiente, che abbiamo degli ambienti, io immagino questi paesi come dei bei presepi che si affacciano nella costa, che è la nostra costa, e noi siamo là a fare addirittura i servizi, qua ci prendiamo lo sceriffo che non è il vigile, devo fare il vigile. Quindi voglio dire, ho finito, ma voglio portare questo esempio, perché nel momento in cui manca un singolo, finisco, manca la presenza, a quel punto dobbiamo affidarci alla burocrazia, ritornare alla produzione, e sappiamo che cos'è la burocrazia. Brevemente. Non sono d'accordo sulla proposta di abolizione dei piccoli comuni, però quello che dice l'onorevole Bosio mi convince, è un mio pensiero che avevo già espresso nel 2012 mandando una lettera ai comuni della Povesia dicendo: vedete che prima o dopo il problema dei piccoli comuni verrà al dunque, quindi dobbiamo immaginare, come dire, una quantomeno un'aggregazione dei servizi necessari. E allora la proposta che dice l'onorevole Bosio, le cose non possono rimanere come prima, mi convince, e quindi io credo che dobbiamo utilizzare già l'assemblea di questa mattina per capire questo come prima, che non ci sarà più, come si evolve. Ma io vorrei dire che questa evoluzione non è indolore il ruolo della regione, e quindi la presenza di Seppi Romeo. Allora, perché questi piccoli comuni sono diventati piccoli, non perché sono nati piccoli. Il grosso dei comuni è diventato piccolo perché non ci sono state misure di contrasto, per esempio, allo spopolamento. Non ci sono state misure per favorire la residenza e la qualità della vita. Io sono nato a Bove, sono stato uno, come dire, uno che ha avuto meno diritti, perché io per andare a scuola ho dovuto fare tanti sacrifici rispetto a uno che stava a Reggio. Io non ho avuto la sanità, io non ho il medico condotto al mio paese, non ho la guardia medica, quindi, come dire, noi abbiamo un deficit di servizi in questi comuni e non possiamo ora, come dire, risolvere il problema eliminando i comuni. Noi il problema lo risolviamo se eliminiamo tutti questi deficit che si sono stati detti, la mobilità. Ma a voi vi pare bello, come dire, che i pullman ne fanno la concorrenza ai treni sulla via sulle marine della nostra provincia e non c'è un collegamento che va verso le montagne? Mi pare che le cose non funzionano così. Vi pare bello che i nostri bambini si debbano alzare alle 6 di mattina per venire a scuola nelle marine? Non funzionano bene così le cose. E allora io ritengo, e concludo, che attorno a queste questioni la regione deve assumere un provvedimento collegato a una incentivazione affinché i comuni si mettano insieme. Allora, per esempio, io sono di Bove, non mi posso, come facciamo a mantenere Bove e Bove Marina? Lo domando al sindaco di Bove Marina e al sindaco di Bove. Io non ho interessi politici amministrativi, io sono un cittadino, ma io un processo di questo tipo lo auspico e lo sostengo, perché a me pare che se Bove e Bove Marina, che sono figli della stessa storia, iniziassero a mettersi insieme senza obbligo e imposizione alcuna, sarebbe un elemento di ulteriore incentivazione, perché Palizzi, Fondofuri, Rogudi, Roccaforte, San Lorenzo potessero unificarsi e realizzare quella città calabro-greca auspicata dal nostro grande amico Edoardo Mollica. Grazie. Signori, buongiorno, onorevole, benvenuta e soprattutto complimenti da loro. Penso che arrivi a brevi, che è più importante, che ci stiamo avvicinando alla conclusione. Complimenti soprattutto per la forza e il coraggio delle idee, dell'essere presente e della possibilità che ci dà di aprire questa discussione.
io, cercando di dare un saluto senza fare differenza fra un comune e l'altro, diciamo la nostra zona Campania ha una, probabilmente ha delle opportunità, ha delle esigenze diverse e che si possono aprire e devono essere aperte a tutto il territorio spromontano, come stiamo già facendo con i colleghi avviando questa discussione. E andando al cuore del problema, io per natura sono contro tutte le imposizioni in generale, una legge calata dall'alto già sinceramente già per questo io non la condivido, non l'accetto, non l'apprezzo, ma al di là di questo credo che un minimo di analisi che tenga conto non solo dei costi diretti ma anche dei costi indiretti, onorevole, rispetto alla posizione dei piccoli comuni. Non ci dimentichiamo che alcuni eventi franosi, calamitosi, sono poco dovuti al depauperamento demografico, all'abbandono delle zone di montagna, il dissesto idrogeologico. Che costo c'ha il dissesto idrogeologico? Su quale spalle andrebbe a cadere nel momento in cui i territori montani, collinari sono abbandonati? Un aspetto. L'altro aspetto, poi, probabilmente questa situazione odierna è figlia di una situazione voluta anche da una cattiva politica e da una cattiva amministrazione. Quando nel momento in cui, come diceva il sindaco Russo, ci si toglie a noi, piccoli comuni, la possibilità di poter godere, di poter valorizzare le risorse che abbiamo. L'acqua. Perché l'acqua noi non possiamo fare un acquedotto rurale? Perché noi non possiamo sfruttare l'acqua rispetto ad altre e deve essere in qualche modo, diciamo, nazionalizzata l'acqua che è nel mio territorio? Io, come dire, ho la deficienza di abitare in montagna, ma ho il privilegio di avere delle risorse naturali che io dovrei poter pure sfruttare. Questo dipende anche rispetto alla qualità della vita che vogliamo dare e che le persone a cui bisogna dandogli garantire i servizi che le persone possono scegliere. Questo è anche figlia questa situazione, da una situazione in qualche modo voluta. Noi parliamo in questi giorni, stiamo parlando del PR. Quando il PR mi parla di PSC, quando il PR mi parla di siti nature, mi dà la possibilità di utilizzare le risorse soltanto per le indicazioni che ci danno e che ci hanno indicato, e non danno la possibilità a noi dal basso di scegliere come poter valorizzare le nostre risorse rurali. Questo credo sia una deficienza anche da considerare e da calcolare. Detto questo, vorrei ricordare a tutti i colleghi che noi abbiamo, partenza l'aveva anticipato, abbiamo un'opportunità grandissima che è quella dell'area metropolitana. Noi ricordo a tutti che la 56 del 2014, la legge del Rio, ci parla espressamente di aree funzionali. L'articolo 12,1 ci dice le aree funzionali. Le aree funzionali non possono essere un embrione dell'unione dei comuni. Le aree funzionali, se dotate di un piano strategico corretto all'interno della città metropolitana, non ci potrebbero dare la possibilità di andare poi all'unione dei comuni, facendo delle fasi e facendo dei passaggi per arrivare a questo. Per il resto io credo che da questo tavolo comunque deve uscire Enzo una proposta, che può essere quella di Pierpaolo, ma può essere anche un qualche altra cosa di cui, se tu vuoi, te ne puoi far carico, in modo da aiutare anche i nostri rappresentanti a rappresentarci per come noi vediamo che siamo rappresentati. Grazie. Allora, intervengo soltanto per... Dopo Michele chiudo per un saluto, e poi intervento il professore Bambino, poi cercare di dare uno spazio anche all'aspetto storico, perché il termine comune risale all'anno 1000, nel momento in cui l'aspetto feudatario ha incominciato a perdere contatto sul territorio, sicché la popolazione spontaneamente si è messa insieme. Spontaneamente si è messa insieme, il che significa che ha dovuto aggregare spontaneamente necessità, sinergie, bisogni e soddisfazioni. Dall'altra parte l'imperatore, il re, ha dovuto necessariamente, per controllare il territorio, controllare queste strane aggregazioni che ha trovato come controparti. La storia è infinitamente piena di esempi da questo punto di vista, per cui possiamo trarre esperienza da 1000 anni della nostra storia, che insomma, non è poco, no? In effetti a un certo punto c'è stata una conversione da parte del re e dell'imperatore. La nostra legge, la legge che è istitutiva del TAR, avvocati che sono presenti, è nata nel 1865, una legge che ha costretto l'Italia, dopo l'unità, a entrare in una morsa normativa,
cioè tutto non si poteva muovere se non attraverso la volontà del re, che aveva i suoi pupilli sul territorio attraverso la legge del 1865, che è stata riformata, state attenti su questo, è stata riformata soltanto nel 1970, quando sono state istituite le regioni. Prima era ancora statale, quindi del re, della sovranità. Ma non è successo granché, perché le regioni l'hanno gestita attraverso la legge nazionale, il che significa che ancora oggi noi subiamo quella determinata filosofia di 1000 anni fa. Non è cambiato nulla. Cosa non è cambiato in effetti? Che cosa, sono molto sintetico, perché altrimenti. Cosa non è cambiato? Cosa non è cambiato in effetti quando io parlo di continuità? Il rapporto tra gente che si mette insieme spontaneamente e il potere. Con cosa si chiede al potere a questo punto? Si chiede sicurezza e assistenza, o chiamiamola così in termini più moderni, opportunità. Noi, almeno io, non sono convinto che la sicurezza è figlia di questi territori. Lo Stato è stato latitante da sempre. E ancora, assistenza o opportunità, onestamente non ci siamo neanche. Lo posso chiedere dunque alle istituzioni, o quantomeno posso io chiederla a quello che oggi si presenta essere come comune, asservito da sempre al sovrano? Ci prenderemmo in giro. Allora io mi rivolgo alla spontaneità, a quei 1000 anni di storia che vi appartiene, che ci appartiene. Dov'è l'opportunità, che almeno quella ce la dovete dare, di aggregarci spontaneamente al di là e al di fuori delle autorità per dire cosa volete voi del vostro territorio? Stiamo parlando di oggetti diversi. Loro, voglio dire, oggi si stanno esprimendo un tema istituzionale, cioè non è altro che la razionalizzazione. E l'incipit iniziale dell'onorevole mi ha sorpreso, perché lei stessa dice è una provocazione, non è una cosa seria, volut non volut, cioè non è una cosa seria. In effetti l'onorevole inizialmente dice: io ho sottoscritto una proposta di legge in tutta onestà, ma non ci credo fino in fondo, volevo provocare. No, non credo alla obbligatorietà, sì. Adesso ci credo. Ma non ci può credere. Allora l'obbligatorietà contrasta con la spontaneità di 1000 anni di storia, sicché è evidente che bisogna portare avanti 1000 anni di storia rispetto a una Costituzione, il cui articolo non 117 ma 118 della Costituzione dà ai comuni le funzioni. Cosa che però in via sostanziale nessuno ha mai messo in esercizio, né conferendo ai comuni la finanza, quella vera, né conferendo ai comuni soprattutto la competenza, quella vera. Ok? Quindi a questo punto siamo su un dialogo completamente diverso. Mentre c'è da una parte la spontaneità, dall'altra state parlando di razionalità di un'istituzione vostra, che non ci appartiene. Grazie mille, scusa che. E poi abbiamo la parola sempre da me. Solo un breve saluto, onorevoli, tavolo della Presidenza. Io, come è stato anticipato, presiedo l'ente esponenziale la cui ossatura e fisionomia è edificata e costituita da ben 37 persone. Pertanto sono vicino alla problematica che oggi è oggetto di dibattito e di discussione, e non posso tuttavia non evidenziare come mi pare di capire che in questo nostro sistema Italia alcune indicazioni, alcuni orientamenti coincidano fatalmente con una sorta di incapacità di mantenere nella loro funzione originale simboli
e sistemi persistenti, e a fronte di questa incapacità di affrontare una visione di ristrutturazione, di riorganizzazione l'esistente, si vada verso una dismissione di quello che magari non sappiamo organizzare in maniera funzionale. Io reputo che, al di là delle cose che sono state dette sul carattere identitario, storico, culturale di questa costellazione di comuni che rappresenta il nostro sistema Italia, vi siano poi delle peculiarità, e è stato anche questo anticipato. I comuni montani inchiodano il nostro territorio, hanno evitato nel tempo, con la loro funzione di presidio, l'acuirsi di una fenomenologia che già qui da noi è drammatica, che è quello del dissesto idrogeologico, e vorrei evidenziare che la Calabria è già passata attraverso questa stessa e stretta via. Il disfacimento della nostra regione ha una correlazione positiva con l'abbandono e con la perdita di funzione e di carattere di questi centri montani. Pertanto io reputo che occorra fare una più approfondita riflessione per il panorama dei comuni montani. Io sono certo che avviare una discussione sulla riorganizzazione delle funzioni, peraltro in un momento molto particolare anche per la nostra area, in cui spontaneamente e in maniera, devo dire, molto matura si stanno sperimentando aggregazioni di comuni in cui si stanno condividendo anche, forse in anticipazione a ciò che sono gli auspici normativi e legislativi, una condivisione di servizi, di funzioni. Il sindaco di Santo Stefano ha già fatto riferimento all'esperienza che vorremmo compiere in ambito PIAR, in cui si è già immaginata una riorganizzazione ex legge di questo ruolo preponderante che noi possiamo esprimere. Pertanto auspico una buona prosecuzione dei lavori, certo che da questo tavolo proverrà una indicazione che assicuri intanto la permanenza e la persistenza dei valori a cui non vorremmo rinunciare. Grazie. Grazie a tutti, scusate, ci saranno altre occasioni. Allora, la parola a sé, forse un attimo l'onorevole Boccio, ma un attimo veramente. Io volevo parlare solo degli elettori. No, è una presentazione, è un tema che comunque riguarda. No, solo sugli LSU, voglio dire che noi abbiamo avuto il secondo anno di finanziamenti regione e governo degli LSU per 5.000 persone, 88 milioni di euro. Questa però degli LSU in qualche misura è anche una storia emblematica della vicenda anche dei comuni, perché non so chi lo diceva prima, ho solo due dipendenti e poi quattro LSU. Questi LSU, nel momento in cui noi li abbiamo contrattualizzati e dentro il prossimo anno stabilizzati, è evidente che i comuni non avranno più le deroghe per cui oggi questi lavorano presso il comune. Cioè oggi stanno lavorando 5.000 persone distribuiti sugli enti locali a totale carico dello Stato e della Regione. Cioè il comune non ci mette un euro per pagare questi LSU. Quindi ci sono 88 milioni. Abbiamo ottenuto quest'ulteriore cosa dal governo con il sottosegretario De Vincenti, io c'ero nella trattativa, che ci ha preso a pesci in faccia, dicendo: voglio capire quanti ne stabilizzerete, perché i vostri, sostanzialmente le vostre piante organiche, non lo permettono. No, questo per dire che dobbiamo capire. Considerate che per esempio c'è un comune, San Lorenzo Bellizzi, giusto per farne uno della provincia di Cosenza, così non parliamo di Reggio Calabria, che ha 800 abitanti e 40 LSU. Cioè, mi dovete spiegare quanti ne potrà stabilizzare, credo massimo uno, forse manco. Quindi il tema degli LSU è un po' emblematico di questa vicenda di cui abbiamo parlato finora. E dovremo, in questo caso però, io avrei già un'ipotesi di soluzione, per cui spero che ci sarà presto un tavolo anche regionale, di fare un po' come hanno fatto in Sicilia. Vediamo se si può mettere in piedi una specie di agenzia regionale che quindi assuma e stabilizzi
questi soggetti e li possa distribuire sostanzialmente sugli enti che hanno esigenza, cercando di capire come poi effettivamente riusciremo a superare le deroghe, perché oggi stiamo facendo delle deroghe impossibili, si sta derogando a tutto, nel momento in cui anche l'ultimo mille proroghe prevede i 50 milioni, ma l'abbiamo fatto anche sui 38 milioni, anche qui avremo bisogno di una maturità, diciamo, degli amministratori e dei lavoratori, affinché questo percorso di diritti, perché comunque questi lavoravano da 15 anni a sussidio senza nessuna garanzia dal punto di vista del post, dopo il pensionamento non avevano manco un euro di contributo e quindi non era giusto che si lavorasse da 15 anni nella pubblica amministrazione senza manco un euro di contributo, però poi ci sarà il problema della stabilizzazione. Diciamo. No, dico, una conclusione che non è una conclusione. No, infatti non era questo, diciamo, l'invito che avevo ricevuto. Comunque ti ringrazio, sindaco, ringrazio i presenti, naturalmente la presidente dell'Associazione dei Piccoli Comuni, l'onorevole Bruno Bossio. Una cosa l'abbiamo fatta, è stata quella di dibattere per circa 2 ore, in maniera molto partecipata e approfondita anche, sulla questione che riguarda i piccoli comuni. Voi avete scelto un titolo, Vincenzo, eliminarli o mantenerli? Io direi che noi forse dovremmo rilanciarli e riformarli. Ecco, penso che questa possa essere una traccia di lavoro per quello che ci attende, nel senso che a me piace discutere sempre partendo dalla realtà, dalla quale non si può prescindere. Spesso la politica lo fa, io lo dico anche in maniera autocritica per quanto riguarda la sinistra, che è la parte che ci sforziamo di rappresentare, quando noi abbiamo fatto politica prescindendo dalla realtà abbiamo fatto il male del paese, delle comunità che abbiamo amministrato e naturalmente anche della politica. La realtà ci dice che i comuni, poi noi li distinguiamo in grandi, medi e piccoli, poi dirò anch'io qualcosa su questo, sono oggi in fortissima difficoltà. Le difficoltà sono di diverso tipo, ma una delle difficoltà che li accomuna tutti sicuramente è quella economica e finanziaria, cioè della dotazione economica, della dotazione in termini di risorse umane. Prima il sindaco di Roccaforte ci ha detto bene qual è la situazione che ha ereditato per di più da una gestione dello Stato, e quindi su questo bisognerebbe sviluppare una opportuna riflessione, che peraltro è già in piedi. E questo fatto deve farci riflettere sul come noi riusciamo a rilanciare e cambiare questa condizione. L'onorevole Bruno Bossio, che è deputato della Calabria, ma anche è stata adottata per sua sfortuna dal PD di questa provincia, è stata in questi anni molto presente, insomma, a tutte le iniziative, sia in Parlamento che nella nostra realtà, ha detto una cosa. Io sulla questione della obbligatorietà dissento, perché penso che le comunità locali debbano poter partecipare, condividere e determinare le decisioni che riguarda il loro futuro. Ha fatto un'apertura sostanziale, perché è evidente che il metodo che ci diamo da oggi in poi è quello di una discussione che presiede alla determinazione delle decisioni future. Ha però detto con grande onestà, perché ha sempre svolto il suo mandato in politica e nella società con onestà intellettuale, badate che però la questione della fusione o comunque dell'associazione fra i comuni non solo è già attuale, Corigliano e Rossano, per dirne due
della Calabria, ma ci sono esperienze in tutta Italia in questo senso, ma è di stringente necessità, perché spontaneamente i sindaci ci pongono questa questione. E vengo ad Oliverio, che naturalmente riceverà la delegazione dei piccoli comuni. La regione non ha ancora legiferato perché sta facendo tutto un lavoro di ascolto dei sindaci per fare una proposta, per fare una legge che sia in grado di tenere conto delle esigenze dei territori. E questo io lo posso dire senza temere smentita: qui ci sono tanti sindaci che sanno come stiamo lavorando, senza badare mai alle appartenenze che sono sul piano istituzionale assolutamente superate, e dentro una strategia che vuole una visione unitaria della Calabria, ma in grado di valorizzare le specificità, le tipicità, le sensibilità, le vocazioni naturali di ciascun territorio. Dice, lo avete detto in campagna elettorale? No, lo abbiamo tradotto in atti amministrativi e in leggi. Ieri si è svolto il comitato di sorveglianza del PSR. Il PSR avrà dei bandi tra un mese ormai, che sono fondati sull'intervento in agricoltura, che va alla qualità, all'innovazione, all'inserimento lavorativo in agricoltura delle donne e dei giovani soprattutto, con delle misure e degli strumenti fortemente ancorati alla natura dei territori. Il lavoro sul PSR è frutto di un coinvolgimento, di un confronto ampio che c'è stato con gli enti locali, c'è stato con le associazioni di categoria, con i produttori e così via. Stessa cosa per il POR. La settimana precedente Oliverio ha scelto di presentarlo insieme ai sindaci dopo un confronto con essi. Perché dico questo? Perché noi stiamo agendo dentro una strategia che vede il coinvolgimento degli attori sociali calabresi e non vede più né leggi manifesto né interventi spot. Noi sappiamo che in precedenza tante risorse comunitarie non sono state spese. Per oltre 1 miliardo di quelle 2007-2014, con uno sforzo enorme che ci è stato riconosciuto dal commissario Cretu, sono state anche recuperate. E tuttavia, anche se fossero state spese, il finanziamento di una piazzetta, di una fontanina, di un qualsiasi tipo di intervento fuori da una strategia complessiva di sviluppo della Calabria non sarebbe servito a nulla. Cioè l'impatto positivo che i fondi comunitari devono avere sullo sviluppo complessivo di un territorio non ci sarebbe comunque stato. Facendo questa riflessione noi abbiamo cambiato completamente impostazione a questo ragionamento. Va detto poi che però ci troviamo, dicevamo, nella realtà in una situazione di profondi cambiamenti. È chiaro che il piccolo comune non può sparire come identità. Nessun legislatore può porsi un obiettivo di questo tipo, tantomeno se lo ponevano loro. Cioè, non è questa la questione, anche perché se io faccio una legge, che in questo caso sarebbe più un editto, diciamo, per dire sparirà il comune di Bianco, il comune di Bianco non sparisce per legge. Magari sparisce perché Aldo Canturi, insomma, fa altre cose, ma per legge non sparirà. Non sparisce perché 200 abitanti. Non può sparire, perché come subito lui dice no. Per dire che cosa? Che la storia della nostra regione, del nostro paese, non sparisce perché interviene una legge, in questo caso, che parzialmente non ci convince. Non è così. È anche vero però che il comune rischia di sparire perché non è più in grado di andare avanti, ed è la questione sulla quale noi dobbiamo ragionare e sulla quale noi dobbiamo sviluppare un'azione in grado di rilanciare la possibilità degli amministratori dei comuni di poterli fare progredire. E allora, non hanno funzionato le unioni dei comuni, noi ne abbiamo una sola nella nostra provincia, che è quella, lo diceva Vumbaga prima, del Torbido.
Lì si sta facendo però una sperimentazione, uno sforzo molto importante che vanno accompagnati e sostenuti. Perché non funzionano? Perché spesso i costi sono aumentati, perché si incontrano delle resistenze culturali prima che amministrative e perché non si parla adeguatamente del sistema dei servizi. Guardate, sulla raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati, consentitemi di dire i rifiuti, ma parlare di tematiche ambientali, e noi dobbiamo prima decidere se costa di più privatizzare un servizio, renderlo pubblico, cioè dobbiamo decidere sul tipo di gestione e di erogazione, prima di discutere di come associarlo in un'area più ampia fra comuni. Questi sono nodi sui quali bisogna ragionare, sui quali la politica e le istituzioni, i sindaci devono ragionare. Per esempio nella Valle del Torbido alcune amministrazioni hanno iniziato a ripubblicizzare, conti alla mano, il servizio di lettezza urbana. Questo poi ha causato anche una reazione dell'Andrangheta in quel territorio lì. E io colgo l'occasione di ringraziare Enzo Bruno Bosse anche per quel tipo di attenzione. Il sindaco di Gioiosa sarà audito in commissione antimafia grazie alla sua sensibilità e alla sua iniziativa. Quindi io direi, sull'associazione dei servizi e delle funzioni, partiamo da una discussione vera sul modello di erogazione dei servizi, se vogliamo rivedere perché queste unioni non hanno funzionato. Naturalmente non possiamo pensare che torniamo alla gestione del singolo comune, perché i sindaci ogni giorno mi dicono che non ce la faccio, quindi siccome parliamo di questa realtà, sgomberiamo il campo da questa questione. Stessa questione riguarda poi la più grande riforma che noi stiamo vivendo sul nostro territorio, che è quella della costituzione della città metropolitana. Cioè noi siamo in pieno percorso e quindi su questo si sta sviluppando un dibattito che deve continuare a vedere, perché lo sono già protagonisti i sindaci, gli amministratori, dentro una filosofia che secondo me non può essere quella della sostituzione della provincia che viene meno con una etichetta che si dice vabbè, ora siccome coincide il territorio la provincia non c'è più, si chiama città metropolitana. Non è così. Noi abbiamo di fronte una sfida importantissima, perché la città metropolitana, se sarà frutto di un coinvolgimento di tutti i territori, delle loro vocazioni, delle loro specificità, noi qui siamo nell'area grecanica, è un territorio ricco di storie, capace di grandi produzioni, dotato di risorse umane e di intelligenze che hanno arricchito il mondo. L'area grecanica che cosa fa dentro la città metropolitana? Non l'ho ascoltato stamattina, ma so come la pensa Pierpaolo da questo punto di vista. E quale rapporto ha con la Locride, con la città dentro l'area dello stretto? E la città metropolitana, con la riforma dell'autorità portuale di Gioia, che è un'autorità portuale ormai del Mediterraneo, che rapporto ha con il Mediterraneo, quindi con l'Europa e col mondo, anche di fronte al raddoppio del canale di Suez e a tutto il fiorire di traffici, tranne quello della cocaina che va colpito, che noi avremo di fronte. Questo è il punto. Cioè, la questione che noi dobbiamo porci è una visione strategica ed una prospettiva di sviluppo. Questo è il ragionamento che noi dobbiamo fare. Dentro questo ragionamento come collochiamo il rilancio dei piccoli e medi comuni, sapendo che è inutile metterla sulla demagogia, perché la demagogia non ci serve. A noi serve l'analisi della realtà e la costruzione di risposte frutto di un percorso partecipato. Perché non ci serve la demagogia? La demagogia non ci serve perché ci sarà sempre uno più demagogo di te che ti dirà che siccome i parlamentari costano 100 e tu vuoi che costano 0, ti dirà che è meglio eliminare i parlamentari. E allora lì io non sono d'accordo più. Questo governo ha fatto delle riforme,
alcune riforme sono, diciamo, a mio giudizio, molto positive, altre nel mio partito io ho lavorato affinché non fossero, diciamo, varate, dopodiché ti adegui alla maggioranza. Però devo dire che aver eliminato un ramo intero del Parlamento è un segnale forte di riforma. Poi sul come quella Camera delle Autonomie, il nuovo Senato è stata formata, io ero in effetti per eleggerlo e mai per nominarlo, naturalmente, così come lo era e lo è Enza Bruno Bossio, che ha votato contro nel gruppo parlamentare, contro in aula e contro in direzione nazionale. E su questo bisogna dire che avrebbe più comodamente potuto dire: siccome voglio fare la capolista a Cosenza, mi adeguo alla volontà del segretario nazionale. Non è stato così. Io questo lo dico perché la discussione deve invece essere dentro un confronto che ci serve, che si fonda però sulle cose che è necessario fare. Non c'è bisogno, secondo me, di dividere i comuni fra piccoli, medi e grandi dentro uno scontro. Non ci serve. I comuni devono confrontarsi sapendo di che cosa stiamo parlando. Naturalmente le esigenze del comune di Santo Stefano e Aspromonte sono diverse da quelle del comune di Bova Marina. Il professore Lucera però prima ci ha detto forse Bova Marina e Bova potrebbero stare dentro un unico comune, cioè non sarebbe uno scandalo, e tutti e due potrebbero fare parte di una grande area grecanica, che secondo me è nelle cose, è nelle cose. Cioè non dobbiamo avere paura, non perdiamo nulla della nostra identità. Anche perché se stiamo dentro l'identità troveremo anche a Bova Marina quello che dice: io sono di San Pasquale e tu sei... Cioè, non è possibile, cioè, è un modo di affrontare le cose che non ci porta da nessuna parte. Noi dobbiamo, dentro un agire che è ormai globale, avere un'attenzione al locale, ma sapendo qual è lo scenario nel quale si svolge tutta la vita politica, istituzionale, sociale, economica che noi abbiamo di fronte. L'ultima questione: la Regione legifererà soltanto quindi dopo un confronto. Quello che ha fatto col POR, col PSR, lo abbiamo detto. Dentro il POR c'è un intero capitolo dedicato alle aree interne, e anche questo naturalmente è un fatto di attenzione politica ed amministrativa verso i piccoli comuni, perché nelle aree interne tu non hai grandi comuni. Non potevi dire ti faccio il POR dei piccoli comuni, ma quando dici ti faccio il POR sulle aree interne hai detto naturalmente che lì bisogna tornare, e bisogna tornare lì perché le nostre città scoppiano e perché lì noi abbiamo ricchezze, tradizioni, arti, mestieri, storie che devono essere un progetto di rilancio della Calabria. Del resto la Calabria riparte soltanto da qui, non può ripartire immaginando uno sviluppo che non esiste con l'industria pesante. Cioè, di che stiamo parlando? La Calabria riparte se Roccaforte del Greco, Rovudi, Bova, San Lorenzo hanno la possibilità, gli strumenti, Palizzi, Brancaleone, Staiti, naturalmente Monte San Giovanni, tutti i comuni, Merito, di utilizzare le loro vocazioni naturali. Quindi su questo noi dobbiamo sviluppare un'azione, facendo anche quella analisi dei costi che prima ci proponeva il sindaco di Santo Stefano, non dentro un ragionamento ragionieristico, perché lo sviluppo di un territorio non è un costo. E perché la politica deve smetterla di guardare alla democrazia e allo sviluppo come un costo. Noi dobbiamo darci un altro paradigma, e un altro paradigma deve ci consentire di darci un'altra prospettiva di sviluppo. Io avevo queste poche cose da dire, chiudo con una proposta. So quello che ha detto Pierpaolo, ho ascoltato tutti i sindaci, ho visto la straordinaria disponibilità di Enza Bruno Bossio,
Penso che dentro quella cornice che lei ci ha indicato, noi possiamo, come amministratori di quest'area, produrre un documento nel quale le diciamo: siccome tu sei la nostra rappresentante, come per tornare al tema della rappresentanza, noi abbiamo queste esigenze. Facendo uno sforzo, Cecio, ti ho sempre chiamato Cecio, da ragazzo, poi parliamo delle esigenze. No, l'altro giorno gli ho detto: non trovavo il tuo numero come Gruppi Vincenzo, perché io ce l'ho memorizzato ancora come Cecio Pasquino, diciamo, è una cosa così. E facendo uno sforzo di mettere dentro il documento delle cose che stanno non in contrasto con le realtà che ci stanno attorno o limitano con noi, ma dentro una strategia comune di sviluppo. Grazie. A tutti.